Ben ritrovati cari amici di Luparo TV. Eccoci di nuovo qui su Age of Kona con la quest all'attivo a Faishi Future. Ma non è quella che volevamo fare, credo, attualmente, perché guardando poco fa qui sul quest, nel libro delle quest, ho notato che l'altra volta, mi sembra, non ci ho fatto caso, non mi ricordo, qui, Spirit of the Asheron. Allora, in pratica questa quest è dove dobbiamo killare il Bat Demon, ed è l'ultima quest che farò prima di iniziare le Destiny Quest. Per chi non lo saprebbe, le Destiny Quest sono in pratica le quest principali di Age of Kona e servono appunto per poter andare via da questa isoletta che vedete qui sulla minimappa. Quindi questa quest la farò per ultimo e rimangono allora questa qui, questa, questa e questa. Non credo che dovrebbero venirne altri, ma comunque sono pochissime ancora le quest, quindi altre, che ne so, un massimo 10 quest, ma proprio massimo, ho detto proprio alla massima. E poi dovremo appunto finire con appunto con Tortage all'inizio perlomeno. Prima di poter escogitare il piano per fuggire da qui. Dunque, quel che volevo fare io adesso con voi in pratica volevo, guardate questa col petto di fuori, una, come si chiama, una freccia indirizzata a chi, vabbè, comunque noi ci facciamo largo, grazie per la bella visuale e ci vediamo presto. Dunque, direi di ritornare qui nelle catacombe per prendere la mappa di Redrick. Redrick, il marinaio, o meglio ancora il pirata, magari che sta qui su Tortage, vuole che troviamo una mappa. E mi sa che dobbiamo riescendere nuovamente in profondità delle catacombe. Adesso lo facciamo in una tirata, vediamo. Sperando che ci sia qualcuno che abbia già spianato la strada per noi. Dunque adesso devo vedere, devo andare nel regno di Askia, se non erro. Allora saliamo intanto qui, perché la strada che porta nel regno di Askia è appunto qui. Askia che sarebbe... chi è Askia? Bella domanda. No, Askia mi sembra dovrebbe essere quel boss che abbiamo killato. Se non vi ricordate, mi sembra sia appunto stato nell'ultimo episodio. Chi si mette davanti alla strada, giustamente lo dobbiamo anche killare. Ok, adesso vediamo un po'. Allora, andando di qua, qua dove andiamo? Sever. Mi sa che è proprio qui che dobbiamo andare. Proviamo. Vediamo, perché adesso dovremo essere... sì. Garnison. Ok. Dunque. Ok, adesso... ah, questo qua, quest'altro ci è venuto dietro. Lo liquidiamo. Ormai i nemici non sono più forti per noi. Come potete vedere, l'ultimo nemico, o meglio ancora, l'unico nemico che potrà darci filo da torcere è appunto il Bat Demon. Kotar War si chiama. Vediamo. Askia's Domain, appunto, il regno di Askia. Entriamo. Aspettiamo che finisci di caricare, ci mette subito bene. Ecco, come potete vedere, non c'è stato nessuno prima di noi. Quindi facciamo intanto una bella corsetta, ne prendiamo un paio e cerchiamo di killarli tutto in volta. Sperando che ci riesce, Sami dovrebbe riuscirci alla grande. Grande. Finishing move. Certo, non sono così spettacolari come su Rise Son of Rome, però c'è da promettere che Rise è anche next gen e questo qua è... current gen.
No, ma anche qua, dai, le finish move di qua, dai, non possiamo dire niente. Nonostante il gioco abbia già ben 5 anni da quando è uscito, è ancora un gioco molto carino da vedere, molto simpatico. Ma perché non mi fa vedere? Un minuto, che... Amos. Ah, mi sa che lo droppa qualcuno. E allora, chi cazzo si ricorda chi ritroppa sta mappa? Di solito mi doveva fare vedere qui adesso la mappa, però comunque. No world map. Adesso è un problema perché non so perché non riesco a vedere la mappa delle catacombe. Di solito è qui. Niente, possiamo raccoglierlo. E adesso non me lo fa vedere. E chi sta qua? Lord School o Lord Scal? Hi Lord. Magari questi ladri qua ce l'avranno? Vediamo, no? Possibilmente. Comunque, mi sembra di ricordare che sia qui adesso. Ma non saprei di preciso. Adesso vediamo. Ce l'hai? No. Quello è rimasto fermo lì. Eh? Buono, prendiamo. Inventory full? Che cazzo, non ho venduto niente l'altra volta. Prendiamo. Ci sta una guardia. Bel problema adesso. Dai, non vedo l'ora io di uscire di qui finalmente. Visto che ormai non manca più molto. Io credo che anche voi, o perlomeno coloro che guardano sti video, sperano tanto che finalmente ce ne andiamo da qua. Niente dentro. Niente dentro. Ok. Continuiamo. Qui ci stanno altri due. Venite qua. Datemi ciò che ci spetta. Ovvero la mappa che Redrick vuole. E non vedo l'ora di affrontare quel demone. Cult of War. Eccola qui, Redrick's map. Take it all. Ok. E teleportiamoci. Path of Azura. Bene, bene, bene. Meno male. Give the map to Captain Redrick. Non vedo l'ora di andarmene da qui e andare finalmente in Iboria, ovvero il primo posto che andremo a visitare. In Iborias è la nostra città natale, Konarsh. Una zona molto... beh, come si può definire? Selvaggia. Molto selvaggia. Infatti noi siamo barbari, no? Già dici tutto. Un villaggio molto tranquillo alla fine. Perché lì ancora non è arrivata, diciamo, la guerra. Perché i barbari che vivono a Konarsh fanno guerra con i Vanir, in pratica, i barbari di lì. Perché i Vanir vengono dal nord, in pratica, non so se avete presente la mappa, e vogliono appunto conquistare le lande dei barbari, quindi stanno cercando in un certo senso di entrare lì, killare tutti e quindi prendersi il territorio. E naturalmente i barbari, che la loro patria lì, non intendono che questo accada, giustamente. E noi appunto dobbiamo aiutarli una volta arrivati lì, per vedere un po' anche se succede o se ci riusciamo a proteggerli, visto che è anche la nostra terra natale. Ma comunque Redrick, eccoci qui.
The thieves are slain and I've broke your charts. Aha! Wonder how those dogs are enjoying the afterlife, eh? Show me my charts. Bless you for this, landlubber. My ship will cut the seas again like a bad blade. Okay, tell me about yourself. I am the famous on your way. Prima quest completata. Ok, buttiamo qualcos'altro. Ovvero, andiamo a vendere qualcosa, dai. Qui mi sembra che si può vendere, esattamente. Questo qua era meglio, vediamo, current. Ci dà più 3 costituzione, più armor. Certo. Ok. A proposito, no. Era un elmo. Io pensavo che era tipo una cinta, vediamo. È un elmo. E allora, visto che è un elmo, zack. E sembra che abbiamo una corona adesso. King Luparo. Che ne pensate? Mica male. Bene. Qui si poteva vendere, food and drinks, ok. Sell, allora. No. Moment. One moment, please. Io non ci ho capito niente per ora. Avevo messo quello sbagliato, non lo so. Comunque, questo è quello che ci serve. E questo è quello che non ci serve. Ok, ben fatto. Adesso vendiamo. Via. Questo lo lasciamo. Perché è un oggetto, non lo so, tipo... da vedere poi comunque. 17. Ok, questo via. Questo può andare via. Necklace. Ah, questo la possiamo equipaggiare. Yeah. Questo non la vendiamo. Questo sì. Via. L'elmo era peggiore, ok. A posto. Ma sì, ma stamina nemmeno mi interessa, dai. Vendiamo pure questo, sell, ok. Bene, adesso questo equipaggiamo. Vediamo se si vede, mi sembra di sì. Ok, teniamo. Bene. Dunque, adesso cosa facciamo? Vediamo un po'. Allora, questa è la main quest, questa qui. E non ci interessa, so. Adesso abbiamo, possiamo andare a uccidere i pitti. Direi di uccidere i pitti prima di tutto, dai. Questa è la quest di Hortensia, quella donna che non so perché, ma non ci faceva entrare lì. Andiamo a uccidere 50 pitti adesso. Mica male. Ok, prendiamo la barca e si va nello White Sands, normale. Bene. Comunque, cercherò... Mi correggo, non credo che saranno altri 10 quest, ma saranno molto di meno, dai. Perché ormai... Che livello ero? Aspetta, 18 mi sembra. Più o meno, io mi ricordo che ho lasciato l'isola, o lasciavo più o meno... Ah, ecco qua. Andiamo qua, ma non era meglio. Più o meno mi sembra che lasciamo l'isola a livello... E la stanno combattendo a livello più o meno 20, mi sembra. Una cosa così. Comunque questi non ci danno esperienza, quindi cerchiamo di andare... lì dove ci danno esperienza. Vediamo. Ok, adesso ci fa vedere la mappa. Kill Pits in the Wild Sands, ok. C'era un posto dove dovevano sono, mi sembra, anche molto più forti i pitti e che danno appunto più esperienza. E qua c'è il panto, mi sembra, qua dentro. No, o sì, forse sì. Sì, ma sono livello 10, che cazzo di, perché qua addirittura ci deve essere. No, ho sbagliato, no, non è qui dove dico io. Sì, pantera, non mi rompere le scatole. Vediamo un po' adesso. Qui addirittura ci devono essere dei cannibali. Proprio a un posto. Vediamo.
continuiamo in the jungle. Lì dove ci stanno i neri, e cioè i giganti. I giganti neri. Ok. Qua non ci sale. Vamo, vamo, vamos. Qui c'è Vanglat. No, I hate you, NPH. Ma perché? Eh? E perché ha detto no? Coccodrilli, dove cazzo stanno adesso lì? Nocciolino, no, no, no. Forse qui. Vediamo. Ci sono i tigri. Dove state? Forse qua su. Eccolo, qua è il posto che dicevo io. Perfetto, trovato. E qui sta, sono, che livello sono? 10. No, ma lì dentro devono essere più forti comunque. Vediamo. Togliamo di dosso questa pantera. E poi vediamo. Ecco, infatti, come dicevo, livello 17 stanno qui, bene. Ok, qui è anche un po' un posto per expare. Anche se avrei preferito che erano livello 18, almeno ci davano le fresh kills, ma non fa niente. Comunque c'è da stare molto attenti adesso qua dentro, da prestare molta attenzione. Bene. Adesso la cosa migliore è non farli venire tutti in una botta, perché questo potrebbe significare per noi una morte molto dolorosa. Aspetta, cerchiamo di farlo venire qua, questo. Vieni. In modo che non vengano tutti gli altri. Niente. Adesso andiamo qua. Sai.